Cosenza a vedere che cosa è accaduto lungo la marcia, durante la marcia. Non tutti ce l'hanno fatta ad arrivare fino a qua, ma erano 15 km di corteo e partecipare anche per un pezzetto per loro è stato comunque importante. Allora andiamo nella marcia con Marco Cosenza. Ha dato una parola importante. Dignità. Siamo qua per dimostrare che la violenza, il razzismo e tutto ciò che sta accadendo in questo periodo non batterà la nostra voglia di essere uniti e uguali. Bisogna aver paura delle differenze. No, questo è sicuramente, perché siamo tutti uguali. Non ci sono diversità, però siamo unici a modo nostro e quindi in queste diversità ci collegano. Più culture siamo, più facciamo un caleidoscopio, giusto? Una bandiera della pace lunga 25 metri, come 25 sono i chilometri che separano Perugia da Assisi, quelli che verranno percorsi durante la marcia della pace da migliaia e migliaia di persone. Questa manifestazione è per tutti, non è solo per gli italiani, anche per noi stranieri che sono in Italia. Abbiamo bisogno della pace tra noi, ma perché siamo un popolo. Al suo fianco un muro, ma alle sue spalle un ponte, due simboli molto diversi. Sì, è vero, io sono per i ponti e non per i muri. E speriamo che questo sia un augurio per tante persone. Per costruire la pace ci vuole testa, ma ci vogliono anche gambe. Anche gambe, da quelle che abbiamo provato a metterci arrivando da Brescia in questi 3 giorni. Ce la mettiamo tutta, ce l'abbiamo messa e ce la mettiamo ora fino ad Assisi. Pace, 100% diritti umani, diritti delle donne, diritti dei bambini. Bisogna alimentarla la pace. Alimentiamo la pace fra di noi e così la facciamo vedere a tutti, nel nostro tratto con tutti. Da condividere. Già, come deve essere, condividere la pace. Ecco, allora vi abbiamo portato adesso con Marco Cosenza e poi con gli altri nostri inviati dentro la marcia della pace, perché per capire appunto di che si tratta, chi c'è a marciare, perché marcia, cosa spera, cosa teme, però cerchiamo anche di farvi capire che cosa accade nel resto dell'anno, quando non si marcia. Allora,